è nato un nuovo centro ippico immerso nel verde delle colline del Montalbano a dargli vita e a Napollacci, che ha creato un luogo dove il benessere dei cavalli e l'agonismo convivono in un perfetto e sano equilibrio. Ho cominciato a montare a cavallo che avevo 5 anni e mi sono dedicata a questo da tutta la vita. E finito il liceo ho fatto tutti i corsi per insegnare e oltre a farlo come amazzone io personalmente mi sono dedicata anche all'insegnamento e ho raggiunto il titolo di secondo livello come istruttore per poter rilasciare la firma in un centro ippico e quasi ultimato tutto il percorso per essere di terzo livello, nonostante insomma sia fra i più giovani sicuramente in Toscana, mi manca solamente l'ultimo step per esserlo. I sindaci dei comuni di Serravalle Pistoiese e di Quarrata, Piero Lunardi e Gabriele Romiti, si sono incontrati in occasione dell'inaugurazione del centro Horse Paradise, che sorge proprio sul confine tra le due amministrazioni. Siamo al confine, però questo qui fa sempre parte di un'eccellenza dei territori, si cerca di tenere il più possibile le persone, i bambini, fargli conoscere la natura insieme ai cavalli. La cosa bella è anche il fatto che ci possa nascere anche un centro estivo nel periodo estivo, fa capire quanto noi come sindaci, ma come Anna Pollacci, che ringrazio, fa un lavoro anche per la comunità. Questo è un qualcosa che viene fatto per la comunità, per i nostri ragazzi, sono il futuro della città e se ne ha bisogno noi di questi esempi e di queste iniziative. I bambini saranno la parte fondamentale della nostra attività e infatti con la scuola Pony, che gestirà un'istruttrice dedita a questo, li faremo crescere e addirittura abbiamo in ponte squadre agonistiche di scuole Pony, di Pony Game, e faranno le gare appunto proprio i piccoli. A volte viene visto il cavallo o esclusivamente agonismo o esclusivamente passeggiate. Io invece voglio far questo, fare un connubio delle due cose, riuscire a portare il nostro rapporto con i cavalli, che è unico e meraviglioso, ma averli dei collaboratori con noi nello sport. Intanto a conoscere i cavalli, noi facciamo delle lezioni intanto per capire gli obiettivi dove vuole arrivare la persona e insegnare le basi per cominciare a montare a cavallo e saper gestire appunto questo animale. Poi l'obiettivo è agonistico, noi cerchiamo di creare un gruppo che faccia le competizioni, le gare di salto ostacoli e non solo comunque. La priorità deve essere appunto il rispetto per il cavallo come animale e come nostro compagno di gare, e c'è la possibilità di tenere i cavalli anche fuori e loro possano svagarsi anche mentalmente per averli appunto più collaborativi nel momento in cui li andiamo a chiedere delle prestazioni. È importantissima questa parte qua anche per cercare di riabilitare e recuperare dei cavalli che hanno avuto un approccio non così sereno con l'essere umano, e ci dedichiamo tantissimo a questa parte qua.